scelto questa location perché avevo l'idea di realizzare un'opera che raccontasse un po' l'Aquila da come l'ho vista e dalle storie dei cittadini. E ho pensato che il posto giusto fosse dipingere dove è accaduto quello che ho raccontato tramite il mio disegno. Penso sia forse la parte più vera dell'Aquila, la parte che ha più calore dell'Aquila e che racconta già, anche senza il mio intervento, racconta già molto. No, racconta secondo me un po' la fotografia di quello che c'è adesso all'Aquila, che comunque c'è una voglia di rinascere, di costruire, forse di rinascere anche meglio. Però c'è comunque sempre l'ombra degli avvoltoi che lucrano sulle disgrazie altrui e rendono tutto meno poetico e meno umano. Cioè il soggetto è vinto alla fin fine si è creato guardandosi intorno, non è che ha fatto niente di più che fare appunto una fotografia di quello che ho visto in questi giorni all'Aquila, cioè una città che ha del nuovo ma anche del vecchio con sotto scoperchiato proprio dalla pelle. Infatti è fatto un'Aquila che perde la pelle e sotto c'è una città un po' distrutta. Si è riconosciuto nel lavoro, quindi penso, cioè la parte che comunque mi dà più gratitudine a me, nel senso chi è passato lì ha capito che l'ho dipinto e ci si è rivisto e c'è anche chi si è commosso, quindi è stato tutto molto bello, molto, molto umano. Vero, sincero, insomma. E chi abita in quella zona si è reso disponibile anche per dare altri muri, quindi comunque ho avuto un consenso un po' da tutti. E questo mi piace molto perché comunque potrebbe far sì che diventi un nuovo centro dove poter dipingere e ricordare quel che è successo. Ma credo che l'arte in generale faccia bene quando è arte e ti dà un punto per riflettere. E spero che questo intervento possa far nascere all'Aquila una sensibilità appunto sul discorso di street art per far sì che un domani i muri non siano solo visti come semplici pareti ma anche appunto spazi su cui fare arte, dare la possibilità appunto di fare qualche riflessione.